Buongiorno Massimiliano. Avete ricevuto notizia, immagino, della Lega antifrancese che si sta preparando contro Carlo VIII. Mio zio, il Duca di Milano, vi prega caldamente di aderire al più presto. Visto che in tanti ci chiamano, se non potremo farne a meno, risponderemo. Occorrerà indire una dieta, serviranno finanziamento se vogliamo scendere in guerra. Andiamo in Italia. Dobbiamo spostarci in un'altra città più grande. Qui nessuno ormai vede i nostri spettacoli. Fai presto a dirlo. Ma dove troviamo i denari necessari per spostarci? Oggi non abbiamo nemmeno mangiato, se non quel pezzo di pane dato in elemosina. A piedi. Spero che il capitano austriaco mi comprenda e per questo parlerò in maniera blanda. Bene, se guardiamo la carta, l'esercito francese dovrebbe passare in questa zona. Dovranno superare questa parte collinare della Scisa, che è impervia e piena di boschi. È possibile che si accamperanno proprio lì. Saranno in forte difficoltà, soprattutto per la stanchezza. Considerate che sono mesi che stanno combattendo e sostenendo marce pesanti. Vuoi scrivere? Sì. Allora firma qui. Hai da guardare? Vuoi imbarcarti o no? Dove siamo? Sei tra Pisa e Livorno. A nord c'è il porto pisano. A sud c'è il castello di Livorno. E quanto dista da qui? Ci vogliono 2 o 3 ore di cammino. Yeah.
sta delirando. Sta delirando. Che cosa succede alla mia bambina? Ormai lo saprete. Ormai l'avete capito. Sua figlia è assai strana. Con le sue vengenze, il suo parlare con i morti. Corrono voci in paese che il popolo la considera una strega. Ehi, buon Agostino! Già al lavoro? La manda in sto forno non sta arrostendo. Alla bene non farti troppo rosso, se no le donzelle del paese non ti mangiano. Vede addosso. Piuttosto smetti di giocare con questi panni, che la gente deve mangiare. La pece, il lavoro. Il lavoro è già finito. Per tutto il giorno mi dedicherò alla ricerca del sano e dolce profumo femminile. Hai proprio il cervello di un bambino. A me ti accetto così, perché sei un vero amico, generoso e leale. Per quanto riguarda il nostro castello, chissà cosa succederà. Chissà sotto quale governo veneremo stavolta. E soprattutto, quante morti dovremo ancora contrarre nel nostro castello. Eleonora! Abbiamo fatto bene a partire. Cosa dobbiamo fare? Non abbiamo più tempo per mangiare. Gabriello, i clienti neanche ti vedono. Stavi proprio un pensiero per me, Gabriello. Non ti sembrava il caso di andare proprio stamani all'alba a cercare il lardo? Io so che ti stava così bene sul giaciglio che ti sembrava quasi di offenderlo a lasciarlo. Sì, cambia discorso, vai, ti conviene. Pensa a pulire, vai, Gabriello. Potrei avere del vino. Ti do un bicchiere di vino buono. Vedrai, ti levo l'umidità dall'ossa. Tieni. Allora Giovanni, come va? Vedo che il libeccio non ti ha scoraggiato per fare la tua solita questo, eh? La parola del Signore ha bisogno anche del conforto materiale. Ho capito, vai, ti ci vuole un buon bicchiere di vino. Fatemi bene, io vado dalle mie pecore. Non è per questo che vi sto guardando. Sono soltanto un povero naufrago in cerca di lavoro. Capisco tutto, figliolo. Però ti devo dire una cosa. Io vivo eremita sul lato sud del Montenero, a Castellaccio. E non ho neppure un giaciglio per cui dormire, poiché dormo per terra. Questo è un castello di poche anime. In tutto saranno 700-800 persone, fra uomini, donne e bambini. Qui la malaria e la peste hanno mietuto molte vittime. I bambini muoiono come mosche. Il popolo vive di pastorizia.
pochi pescatori e soprattutto si coltiva la terra. Però forse alla Cala dell'Ambrone c'è qualche pescatore o anche al Varatoio dove costruiscono i barconi. Oppure anche il commissario Andrea De Pazzi, venuto da poco in città, il commissario, ti potrebbe dare lavoro, magari, non so, come servo. No, no, no. Non sono il tipo io da stare sotto un padrone così importante. A me piace la gente semplice. Allora forse Agostino. Più semplice di lui. È un fornaio. Forse lui potrebbe avere bisogno di un uomo di fatica. Beh, che c'è? Non hai mai visto un uomo infarinato, eh? Perdonatemi. No, non è per questo che vi sto guardando. Sono soltanto un povero naufrago in cerca di un lavoro. Lo sai che mi ha dato proprio una bella idea? Facciamo così. Se mi porti questa palla dentro la mia bottega, magari un piatto di minestra te la guadagni. Che dici? Cosa dico? Dico che ho la fame da lupi. Portami da bere, che sono stanco da morire. Senti un po', ma quel giovane che è venuto qua, ma da dove è saltato fuori? Puzza come un cane bagnato. Ma è un naufrago. Dice che è stato buttato in mare al largo della costa. Parla di navi austriache. Ma non so. Ah, bravo, già finito. Vieni, siediti, siediti. Come ti chiami? Ludovico, per servirti. Per servirti, Ludovico, ma per servirti. Via, via, qui siamo alla buona. Non sono mica il commissario Andrea. Dunque, lavorerai per me. Bade, che non te posso pagare. Però, da mangiare, da bere e un posto dove dormire te lo posso dare. Ho proprio qua vicino un campanno ad Antignano. Ci stai? Ehi, ci sto. E ti dico una cosa, d'ora in avanti, siccome tu sei mio amico, ti posso promettere che nessuno ti toccherà. Nessuno ti farà del male. Nessuno! Oh! Ma chi mi vuole fare del male? Calma. Qui siamo in pace. Qui, il governo di Firenze... La Repubblica. Ho sentito parlare del Domenicano Savonarola e di quei banchieri. Come si chiamano? I medici. Sai chi è Savonarola? E chi sono i medici? Accidente. Conosci i fiorentini? Vogliono bonificare le paludi. E mettere a posto questo nostro castello in modo da far venire gente da tutto il mondo. Così bene anche per il commercio. E come si dice, fare cosa par loro. Insomma, un porto libero ha anche inviato un commissario per fortificare il castello. Un porto franco. Ecco, insomma, un porto di merci dove se vendete tutto, e non importa che tu sia un ladro, un pirata o che so io. Stanno studiando apposta delle leggi per far diventare il nostro castello una città. Al momento, qui e solo qui, si possono fare statuti per conto nostro. Riscuotere le caverne per il vino, per la carne, qualunque ancoraggio per qualsiasi galea, dovunque proviene. Non ci importa da dove viene e se ha debiti. Noi possiamo esentare le tasse a chi vogliamo a noi, esentare i dazi. E sembra che queste leggi le vogliono chiamare proprio Livornine, proprio per segnare il territorio. Insomma, qui ci incontri stranieri, forestieri di qualsiasi natura. Ma se fai la tua vita, qui nessuno ti crea problemi. E poi, la gente del posto qua è brava. Vedrai, ti troverai bene. Pietro, portami del pane se ce l'hai. Tieni, pane e vino.
voglia, è il cibo più sano che ci sia, no? La vita qui scorre così, qui c'è la poca popolazione che ti decide, alcune milizie della Repubblica, fiorentini, una guarnigione di soldati francesi. Francesi? Già, proprio francesi, una sparuta guarnigione, lasciata qui da Carlo VIII dopo la sua ritirata e lasciando così, dando la città a Firenze. Sia pur lasciando il fatto che sotto il riscatto di 100.000 fiorini d'oro. Ti racconto, devi sapere che nel 1494, due anni fa... Sire, è arrivato l'ambasciatore degli Sforza che vuole parlargli. Introducilo. Sire, il duca Ludovico Sforza che io rappresento vi porge i suoi omaggi. Omaggi ben graditi. A che debbo la vostra visita? Duca Ludovico ritiene auspicabile un vostro intervento nella questione che contrappone la sicurezza di Milano alle mire di Alfonso d'Aragona. Un intervento armato, dite? In nome del trattato stipulato fra vostra maestà e duca Sforza, vi chiedo di fornire la vostra disponibilità a scendere in campo. Riferite al vostro signore che ci pronunceremo quanto prima. E la risposta sarà tassativa. Non capisco. Allora perché lasciaste il castello di Livorno ai francesi senza combattere per la vostra indipendenza? Non noi, bensì i Medici, grandi banchieri che governavano Firenze. Più precisamente, Piero de' Medici. L'esercito francese ha preso Pivinzano. Ha trucidato il nostro presidio, ha occupato Sarzana e Sarzanello. Egli conta ormai di marciare sulla strada di Pontremoli, direttamente su Firenze. Ma non doveva procedere verso la Romagna? Come osa sfidarci? Lo Sforza lo ha consigliato sul tragitto da fare. Le alternative erano le terre del Pas. L'esercito francese è forte e spietato. Sarebbe meglio evitarlo. Dove si trova adesso, Carlo? È fermo a Sarzana. Mi recherò da lui. E come è vero che mi chiamo Piero de' Medici, non solo troverò l'accordo con lui, ma lo renderò benevolo nei confronti di Firenze. Ci avevano annunciato del vostro arrivo, ma vi aspettavamo alcuni giorni fa. Ho dovuto aspettare il vostro salvacondotto, maestà, ma finalmente sono al vostro cospetto, per rendervi onore e tutto quello che vi spetta. Naturalmente questo è il sentimento della città di Firenze, che umilmente rappresento, maestà. Che cosa vi spinge a venire qua a conferire con noi, dopo che avete rifiutato ogni forma di accordo che vi avevamo precedentemente offerto? Sì, lo so, maestà, ma i cattivi consiglieri si trovano in ogni angolo. Servono 200.000 fiorini d'oro, e al più presto. Li riceveremo quando veniamo a Firenze, non appena avremo pacificato la situazione in questa zona. 200.000 fiorini? Ma non sono nonna, maestà! È un prestito. I vostri concittadini, ne sono convinto, sapranno comprendere benissimo la pericolosità del momento. E i miei fiorentini raccoglieranno la somma. Quanto prima. C'è altro, maestà? È necessario un punto strategico per il controllo del territorio. Le roccaforti di Sarzana, Pisa e Livorno. E che è, insieme a Porto Pisano, una delle fortezze più importanti del dominio fiorentino. Signori, è tutto. Potete andare. Piero, prima di fare questo accordo, occorreva consultare la signoria. Non siete padrone assoluto della Repubblica. Non potete disporre dei suoi domini come meglio vi piace. Quelle fortezze sono i nostri baluardi principali. Avete fatto troppe concessioni. Il re si sarebbe contentato di molto meno se aveste contrattato. Le gravi circostanze imponevano una decisione repentina, anche se così grave. I fiorentini capiranno. Non ne sarei tanto sicuro. Che ci fa la statua della Giuditta nella piazza? Deve essere successo qualcosa durante la nostra assenza. Hanno tolto la statua dal palazzo.
in segno di ribellione. Questa è opera del Savonarola. Che significa questo, Corsini? Sa che con la vostra vigliaccheria siete tornato solo da tiranno. Vi siete comportato come un traditore della Repubblica. State esagerando. Non vi vogliamo più uccidere! A morte! A morte! Dimenticate dunque tutto ciò che nostro padre Lorenzo ha fatto per la signoria di Firenze? E non vi vergognate? Appunto, non voi, ma vostro padre ha dato lustro a Firenze con il suo comportamento. Voi avete indebolito la signoria di Firenze. Invece di ampliarlo, l'avete diminuito. Avete dato Livorno e Pisa ai francesi, che siate maledetti! Ma voi siete un medici? Parlate in questa maniera? E non avete nessun ritegno? Volete dunque schierarvi con la popolazione per difendervi da loro? Chiamate noi codardi. Noi siamo medici secondari, come sempre ci avete considerato. E non ci comportiamo certo nella vostra vile maniera. Noi sappiamo quante umiliazioni la popolazione ha subito! Solo perché siete potenti banchieri! E ora pretendete che siamo dalla vostra parte! Solo menzogne! Voi tutti dovreste essere grati alla famiglia Medici per quanto essa ha sempre fatto di bene alla città di Firenze. Ma quanto vedo e sento, il sentimento della riconoscenza non fa parte dei vostri pensieri. Fate dunque entrare me e i miei fratelli a palazzo. Ci spetta di diritto, o quanto vero è Dio! Non nominate Dio, maledetto vigliacco! Sì, andate! Non nominate Dio! Questo palazzo rappresenta un'istituzione politica! Non consentiremo che sia occupato da un vile traditore! Sì! Sì, sì, Piero! State abusando della nostra pazienza e quella del nostro popolo! Sì, è vero! Quando? Dovete andarvene! Andatevi! A morte! E questi Piercapponi e Savonarola, da dove escono? Il Savonarola infatti infervorava la popolazione con i suoi discorsi contro il Papa Alessandro VI dal pulpito del Duomo di Firenze. Popolo di Firenze, ascoltami! Il flagello preannunciato sta per scatenarsi su di voi e vi trascinerà all'inferno insieme alle vostre anime dannate. Vi avevo preannunciato, verrà un nuovo diluvio a purgare le vostre anime. Vi dissi, io rovescerò le acque del diluvio sulla terra, eppure dovete credere che Firenze, che Dio vuole manifestare la propria volontà divina. Ma solo se Firenze dimostrerà quella semplicità nei modi di vivere, indispensabile per applicare giustizia e carità, Dio l'avrà come guida e la tutelerà contro ogni forma di pericolo. Non Roma, Dio ha indicato come sua sede, dove ora risiede un uomo che vive in maniera opposta a quella prescritta dal Vangelo. È il supremo pastore spirituale quello che offre esempi di moralità e calpesta quotidianamente la vita di nostro Signore? Non a lui, non ai medici, signori mafi e corrotti, dovete affidare la vostra vita e le vostre anime. La vostra salvezza sta nel prendere la retta via, un sistema di vita semplice e lontano dalle tentazioni. Questo è il patto, fiorentini, o sarete travolti da vostri stessi peccati. Ecco il fornaio più secco del mondo intero, Messer Agostino! E vedo che sei in compagnia. Su via, guerrino, bevi un po' di vino insieme a noi e smetti di fare l'imbecille. Ma chi è costui? Un guerriero? Un ciclope venuto da altre terre? O un ghiozzo uscito dal mare? Non lo fermo, ci sono. Lui è un povero cappone che per paura di essere spennato si è travestito da caprone. Ora mi hai stufato. Se vuoi combattere, non hai che dirlo. Voglio combattere. Oddio, voglio combattere. Oh, mandami un segno. Dio, ti prego. Qualcosa che mi faccia capire. Voglio dunque combattere. Dai, guerriero. Ma sei proprio scemo. Ma che chi non ti conosce potrebbe fraintendere. Un giorno so cosa capiterà, amico mio. Incontrerai qualcuno che ha perso il nome, tipo un delinquente, che so io, un pirata. Sgozza. E vabbè, dai, io scherzo,
Non ci fa caso, fa parte di mia razza, mi piace giocare, dai, poi non c'è mai nient'altro a fare in questo povero castello. Questo nostro amico è qui da due giorni, non conosce nessuno, sta a noi, caro amico mio, quindi non fare lo stupido, di tenerlo in compagnia. Vivrà nel mio capanno ad Antignano. E mi raccomando, comportate bene. Capisco. Chiedo ovviamente scusa per il Giacomo per non scherzare. Ludovico d'Antignano, così ti chiameremo, va bene? Che te l'avevo detto, qui tutti ti chiameranno Ludovico d'Antignano. Te l'ho detto, qui sono tutti fatti così. Scherziamo, ci arrabbiamo, ma poi alla fine siamo tutti amici. Tranne il buon Guerrino qua, che lui non cambia mai. Ludovico, poi per festeggiare andiamo tutti da Maria, a Porto Pisano, eh? È un po' distante, ma ne vale la pena. Maria? E chi è questa? Vedrai! Pietro, i soldi sono lì, sul tavolo. Ma dove? Noi siamo livornesi, dei marinari, veniamo anche alle mani se ci fa una gara. Noi siamo bastanieri venuti da lontano. Ma cosa potevo fare, Vittoria? Rinunciare ad un incarico conferito dal governo di Firenze sarebbe come rinunciare per sempre a diventare gonfaloniere del governo di Firenze stesso. Ma non capisci? Questo è un incarico provvisorio, eh? Io so benissimo che al castello la vita non è come a Firenze, ma dopotutto la gente qui è simpatica, carina, eh? Avete Beatrice, dama di compagnia, avete la moglie di quel contabile, come si chiama, Matilde, che mi sembra donna simpatica, furba, di cultura. E poi pensavo, venendo meno gli onori dell'etichetta, potremmo sempre dedicarci con più tempo ai nostri sonazzi. Mio caro signor commissario, le vostre tanto amate coccole ve le sognerete per un bel periodo. Parlate piano, per l'amor di Dio. Abbiano a svegliarsi i parvoli. Faccio altro che star dietro ai nostri figli, senza neanche una purché minima distrazione. Io, in questo tugurio di castello, non ho intenzione di rimanere neanche un altro giorno. A meno che non vi decidiate a parlare con i vostri superiori e a convincerli a ravvivare un po' la vita in questo castello dimenticato da Dio, con qualche festa o qualche ricevimento importante. Ho già pensato a questo, ma certamente, guardi, ho appena avuto il consenso dei 10 e presto arriverà anche il finanziamento. Avevo già pensato di festeggiare proprio la fine della costruzione del bastione. Io non avevo voluto dirvelo, ma purtroppo la vostra confessione ora mi costringe a farlo. Parlate piano, vi ho detto. I ragazzi hanno il sonno pesante, non li sveglierebbe neanche una bombardata. Ma non vorrei vedermeli apparire qui all'improvviso in camera. Dopo una giornata pesante come ho passato, con i loro studi e la loro educazione. La Beatrice mi darà aiuto, spero. Sì, sì, aiuto. E allora, per la festa? Se ne farà già una breve, poi vi prometto, moglie cara, che mi impegnerò a farvene una al mese, con feste, balli, canti, mercati. E bastioni, vi farò conoscere ministri, commissari importanti di altre ducate, repubbliche, signorie. In pochi anni questo castello diventerà una città vera e propria, più importante anche di Firenze. Scusatemi, insieme! Dici a me? Sì. Perché urli così? Mica sono sordo. Perdonami, ma è parso che non sentivate. Non ti scusare, amico mio. È soltanto che se mi tratti da messere, difficilmente mi girerò per risponderti. Io sono uno alla mano, per cui diamoci del tuo e basta come è giusto che sia. In cosa posso aiutarvi? Volete bere del vino con noi? Ma è che io e la mia compagna siamo arrivati ora in questo bellissimo castello e non conosciamo nessuno e cerchiamo il modo di guadagnare qualcosa. Io sono Guerrino. E se volete, potete darmi una mano nei campi, dato che faccio il contadino. E in questi giorni devo fare un buon lavoro di raccolta. Che ne dite? Perdonaci, messere, che noi siamo due semplici commedianti di strada e non sappiamo fare altro. Lei balla e io suono il recito. Commedianti? Sì. Credo di non averne mai visto uno tutta la mia vita. E cosa recitate? Raccontiamo favole, facciamo i mimi, balliamo, cantiamo.
Ora ricordo dove vi ho visti. A dire il vero, vi ho conosciuti proprio in Liguria. Infatti, abbiamo fatto spettacolo laggiù. Sarei curioso di vedervi all'opera. E comunque vedete che, come dice Pietro, il commissario Andrea... Non voglio organizzare una festa nella piazza del castello dinanzi al varatoio. In quell'occasione, quel giorno potete lavorare. Ci credo, non l'avrei vista nemmeno una. Mi riconosci? Lo sai cosa voglio. Non credo che debba perdere la mia pazienza. Avevamo degli accordi ben precisi, o non ricordi? Vuoi che te le rammenti alla mia maniera? Sei... Sei te! Come stai? Come sei diventato forte! Complimenti! L'aria di mare ti fa bene! Complimenti! Che bella sciabola! Ma chi l'hai rubato? Prenditela con me, infame! Soldi che vuole, ma dai, retta a me, lascialo. Deve andarsene e non tornare più. Che ospitalità, Ludovico. Perché non invitiamo qui il pover'uomo? Tenetela voi due. Questo è uno scherzo. Lascialo, gli darò i soldi che vuole. Non fare scherzi, non voglio gente sgozzata. Allora ti spacco la testa se non te ne vai. La testa così dura, impossibile. Dove? Lascialo stare, dai. Preferisco non avere vendetta. Avete detto a me tutte quante. Allora? Mi arrendo. Mi arrendo. Qui in avanti potete contare anche su di me. Maria, maestro dei miei primi amori, finalmente sei venuto a farci un po' di compagnia. Ci mancava il soldazzo, una bella donna esperta come te. E lei, Maria, non l'ho mai vista in giro per il castello. Non l'hai vista, no. Costei mi vede notte e dorme da giorni. E oltretutto è il bordello fuori il castello, a porta appesa. Una ricchezza. Una che bada solo a fare denaro. Vedi quella povera giovane. L'ha comprata dalla truppa francese. Era ancora una bambina. La usa come serva, il fatto è che vuol far diventare anche lei una sgualdrina. E a me questo non mi va giù. Cosa stai dicendo così sottovoce? Imbecille di un panettiere? Se non ci fossi io saresti sempre a lavorare, zappare la terra e pescare. Non sapete fare altro. Non siete altro che ubriaconi e buoni a parlare. E non essere così cattiva, Maria. Dai, sappiamo essere anche dei generosi amatori. Non ti ricordi più? Sei solo uno stupido, Guerrino. Nella mia casa non ti vedo mai. E tu, bel giovane, non vuoi una dolce compagnia per la solitudine delle tue notti? Non mi fa ridere, Maria, non mi fa ridere. Dolce compagnia. La frutta, per essere assaporata, deve essere appena colta dall'albero. Io scherzo, dai. Bella donna del piacere. Porterò io a Porto Pisano il mio arrocio.
Non me lo portare a giro di notte. E queste forestiere che passano da qui. Dai, vieni. Ti accompagnerò io. Se permetti, Guerrino, vengo anch'io. Madama, col vostro permesso. Perché sei così tenebroso ora? Dispiaciuto sono per quella ragazza. Com'è possibile che induca una ragazza così a vendere il proprio corpo? Un soldato francese la portò qui. Serva, già fatta sua, già in pubertà. E ora quella donna la sfrutta per i suoi sporchi affari. Commissario, mi manda mio fratello Piero de' Medici per sapere delle fortificazioni. Come stanno procedendo? Direi che stanno procedendo abbastanza bene. Andate a comprare il pane, lo sostituisco io. Mi piacerebbe avervi nella nostra bottega, signora Marchesa. Vi porto subito il buon vino Novello. Far visita a questa bottega è sempre un piacevole evento. E il vostro vino mi mette talmente di buon umore che per me è una tappa obbligata. Che ne dici se ci sediamo a questo tavolo? Questo è il nostro miglior vino, speciale. Volete altro? Dovremmo invitare i personaggi più importanti della Repubblica e anche gente al di fuori di questo castello, la più prestigiosa. Dovremmo preparare un pranzo ricchissimo. Insomma, voglio fare bella figura, ecco. I signori di Firenze e dei paesi della Toscana verranno sicuramente, mia cara, solo che in questo castello dove li trovo i signori? E tu sai che ho una situazione precisa degli abitanti di questo posto. E, guarda, stamattina leggevo un documento di censimento preciso che ho qua con me. Ora mi fate sorbire anche il censimento, prego, Andrea. Ci sono qui 742 persone divise su 142 fuochi, tra cui due barbieri, un boscaiolo, un fornaio, un guardiano di castrone, un lavoratore a giornata, un oste, cioè il nostro Pietro, un sarto, un garzone, un muratore, 5 marinai, un messo, 70 tra ufficiali e pensionati, 4 preti, 15 frati, e i rimanenti sono tutti contadini, capisci Vittoria? Io, tutta gente semplice! Vi ho detto e ripetuto, gente importante al di fuori del castello! Ma invitate pure anche la popolazione se volete, in fondo basta che ci sia festa, no? È bene che si capisca che questa gente vi vuole un gran bene. Dovremmo prendere due brave cuoche, perché le cibarie sono importanti e devono essere tante e di vario tipo. Polli, capponi, bistecche di montone, e verdure, e vino, e musica allegra. Avete assoldato anche quella compagnia, vero? Dovrà essere la più bella festa che gli invitati di Firenze abbiano mai visto in un piccolo castello come questo. Se entriamo nel giro dei benestanti di Firenze, è fatta. Potrete avere un ruolo importante a palazzo. Cara, nel giro ci siamo già entrati. Il fatto stesso che io sia stato nominato commissario generale in questo castello te lo sta a dimostrare. Però vedi... Tu sogni troppo. Diventare ministro del governo a Firenze non è affatto facile, mi devi credere! Sei buono solo a letto, ma ti vuoi mettere in testa di essere più ambizioso? Devi avere un contegno. Contegno da statista ci vuole, e che cazzo! Vittoria, ti ricordo che sei la moglie del commissario generale, dopo tutto, su, Lo so, lo
so, ma quando ci vuole, ci vuole. Che diamine, Andrea, tante volte mi sembrate rincoglionito. Piuttosto, mandate Guerrino a chiamare Pietro, che deve andare dal contabile Filippo, e farlo venire qui immediatamente a conferire con voi. Mi raccomando, cercate di essere deciso, non come al vostro solito, benevolo e accondiscendente a tutto quello che vi rifila. A proposito, quello lì fa la cresta sulla spesa e voi, come al solito, non ve ne accorgete mai. Comandi. Vi prego, andate a casa di Pietro e ditili che deve andare immediatamente a casa del contabile Filippo. Deve venire qui immediatamente a conferire con il comandante. Venga in arrivo! Mi ha fatto chiamare, commissario? Da dove state venendo, conciata in questa maniera? Mi sembra il modo di presentarvi al cospetto mio e di mia moglie. Il fatto è che ero preso da tale bramosia di obbedienza nei vostri confronti che sono caduto, ho inciampato, sono caduto in una pozzanghera putrida e puzzolente. Ecco, tutto qua. Tutto qua? Tutto qua, dice, cosa da non crederci? Vabbè, non importa, veniamo alla ragione per cui io vi ho fatto chiamare. La ragione per cui io vi ho fatto chiamare. Io ho fatto chiamare voi! Io voi! Che diamine! Sì, perdonate, io vi ho fatto... No, cioè, voi mi avete fatto chiamare. Dunque, lasciamo perdere i capitomboli, io voglio dire i preamboli, eh? Dunque, dovete sapere che il castello avrà l'onore di ospitare una festa in cui verranno signori dei paesi più importanti di Firenze, eh? Come una festa, commissario? Con le nostre povere finanze e con la guerra alle porte. Non sono queste cose che debbono riguardarvi. Piuttosto pensiamo a come accogliere queste persone. A tal proposito, io vorrei interpellare il villano di Montenero. Guerrino della Fonte a Santo Stefano, dite? Ma non è di Montenero. No, laggiù ha solo campi da coltivare, messer commissario. Insomma, lui, non mi confondete. Dovrete comprare verdure, polli, caponi, conigli. E poi anche il panettiere Agostino, sì, Agostino. Voglio pani di buona qualità e molto ben cotti. Per il bene? per il bene! E per il bene, secondo voi? Secondo voi? Non secondo voi in senso di loro! Voi perché voglio parlare da voi, un vostro parere voglio! Idiota di un contabile! Dunque, questo è un villaggio, no? In questo villaggio vi è una sola osteria, una sola. Quella in cui noi siamo ora, no? Quindi dedurrete che cosa? Che cosa dedurrete? Allora, almeno due volte di vino. Ho capito, commissario. Poi dovrò trattare in privato con Pietro. Allora sarà fatto tutto quello che avete comandato. Statene certo. Però per i denari? Li avrete. So che essi sono l'unica vostra preoccupazione. Ma? Ma? Io voglio un conto ben descritto e dettagliato. E soprattutto... prezzi giusti, mi sono spiegato. Come sempre, Andrea, voi sapete che io vado solo a far sì che il castello sia ben amministrato. Io sono soltanto il vostro umile contabile, onesto risparmiatore. Bene, lo immagino. Va bene, ora comunque andate e poi attento alle pozzanghere la prossima volta. Guarda che entra, la madre. Non è che vede il futuro, legge il passato, ma che vive nel presente. Donzella, i miei omaggi. Che cosa la porta qui da noi, in un posto così malfamato? Guardate che qui viviamo di cose terrene e soprattutto di vino. Ecco, il vino. Sì, il vino. È lui il vero veggente. Sì, perché se impari a innamorarti, sì, riesci, inebriati, a vivere nel passato e vedere il futuro. Guerrino, smettila, non sei spiritoso. La vuoi lasciare in pace? È vero, dai. Lasciala in pace e falla sedere tranquilla. Sai com'è Margherita. Margherita, vero? Questo è il vostro nome, se non vado errato. Cupido?
ha lanciato il suo strale nel cuore del povero Agostino, che adesso la difende da tutti. Sei proprio un cretino, Guerrino. Ma non lo vedi che oggi è più strana del solito? Smettila, lasciala in pace. E costui muore d'amore per voi e neanche lo degnatevi uno sguardo. Smettila, imbecille. Ma che fastidio te dà? Dai, Guerrino, lasciala stare, sei poco divertente. Dolce donzella, vedete dunque? Costui soffre per voi. Sto povero uomo innamorato passa notti insonne, lunghissime. Dai, basta, Guerrino, dai, basta scherzare. Piuttosto, Margherita, perché sei venuta qua? Di cosa bisogna? Sediti con noi e non lo ascoltare. Sai com'è fatto, Guerrino? Scherza con tutti, ma è buono. Non aver paura. Guerrino, sono venuta per te, solo per te. Per me? Dunque, no per Agostino. E per cosa, dolce fanciulla? Stanotte ti ho sognato. Ai, Agostino! Caro fedele amico, mi sa che dovrai dire addio al tuo sospirato amore. Costei mi ha appena confidato che vuole me nel suo profumato tavolo. Sei un idiota, Guerrino, ecco cosa sei, un idiota! Vedi da me, piccola mia, e non dar retta a questo ubriacone. Lascialo in pace. Guerrino, tu presto avrai gli onori di tutto il popolo livornese e della Repubblica di Firenze, poiché la salverai dalla tirannia. Lo sapevo che ci avrei scommesso le mie mutande. Ero destinato ad un altro lignaggio. Vai, si fa per scherzare, dai. Lo sapete, lei è fatta così. Io le voglio un gran bene come una sorella. Una sorella? Prima te ne fai divertimento e poi dici che è tua sorella. Piuttosto, vai a prendere le merci per la festa di Filippo e ricordati i miei panni. Vai alla mia bottega. Tienile chiaro. Mi raccomando, non le perdere, eh? Saluto tutti. Beh, via. E allora, cos'hai? Sei bambolato. Non avevi visto la casetta di tutte le verdure. No, no, villano, ma dove vai con tutta questa poppa di roba sul barroccio? Festa grande, amico mio. In questo castello arrivano i signori più signori della Toscana. Siamo diventati importanti, il mio buon Jacopo. Era l'ora. Commissario generale, con le navi della Lega a largo non lo avete avvertito. Il commissario? Sì, proprio lui. Ha organizzato questa festa perché vuole festeggiare la fine del bastione. E noi, di fuori via, non ci dicono niente? Per forza! Sei della cala vicino a Porto Pisano! Oh, sei quasi un nemico, eh! Sei al confine con loro! Calma! Io sono di Livorno e sto alla cala del Lambrone, ho la barca al fanale e pesco alla Meloria. Pesco un pesce con cui la mia moglie fa un cacciucco che è favoloso. Cacciucco? Sì, proprio il cacciucco, contadino che non sei altro. Si vede proprio che vieni da Montenero. Lo sai, diavolo, che un pisano mi ha proprio convinto. Prepara subito una pentola di questa zuppa che si fa assaggiare a tutti i contadini. Allora, ti porto subito la pentola che mia moglie ha preparato per la cena. Corri allora, vai, fai presto. Beh, allora, cos'è tutta questa fretta di mangiare? Piuttosto, qui nel dintorno ho visto un tramestiere. In che senso? Ho visto un soldato della Repubblica Fiorentina, dietro il muro, confabulava con due austriaci. Sicuramente è il traditore della Repubblica. Il castello non si parla d'altro. Non l'hai riconosciuto? Per me sono tutti uguali con quelle divise. Poi era troppo lontano e preferisco non occuparmene. Ecco, questa è la zuppa. Poi mi direte se vi è piaciuta. Grazie, Jacopo. Messere Filippo, questa zuppa è prelibata. È fatta con i pesci più preziosi di questo nostro mare e con i sughi più gustosi preparati da mani sapienti. Andiamo, figlio. La guerra! Attaccare il castello! La Lega!
La Lega porta Pisano. Amore. Amore. Vai. Ascoltami bene, piccola sgualdrina. Queste lacrime possono convincere questi pochi signori, nostri clienti, che ci fanno l'onore di frequentare la nostra casa per sollazzarsi. Ma non me. Vedi dunque domani di essere più disponibile verso di loro. Gabriello, ti ho detto mille volte che sul lavoro bisogna essere puntuali. Non ti approfittare di me solo perché per me sei come un figlio. Ho capito che stamani non hai sentito il gallo e sotto le coperte stavi troppo bene. Tu dici il gallo, ma tu non sentiresti nemmeno il latrato di un cane. Tanto è duro il tuo sonno. Buongiorno Pietro! Buongiorno Gabriello! C'è stamani, vero Gabriello? Pietro? Non lo savo mai la mattina, ma sicuramente c'è. Tu mi prendi in giro, Guerrino, vero? Vorrei però vedere te, Guerrino, la mattina qui passare delle ore da solo a lavorare. E Gabriello mi viene in compagnia. Ti racconterò, mio buon Guerrino, una storia che so solo io e non ho mai raccontato a nessuno. Era una bella fanciulla, sai. Ci amavamo di amore vero. Aspettavamo con gioia l'arrivo di Gabriello. Già le avevamo dato proprio quel nome, sperando che fosse un maschio. Ogni giorno ascoltavo con l'orecchio appoggiato sulla pancia di mia moglie il battito di mio figlio. E gli ultimi giorni di attesa io e mia moglie ci addormentavamo abbracciati, come se fosse già tra di noi. Poi una notte che non posso più dimenticare. Ed è la luce un maschietto, il mio Gabriello. Né lei né il bimbo ce la fece. Non lo racconterà nessuno, ti prego. Pietro! Pietro! Per amor di Dio!
Pietro, pare morto. Ma sei svenuto? Vai all'osteria a cercare Leonardo Agostino. Vai alla commissariata a cercare un dottore. Alla commissariata a cercare un dottore. Va. Che succede, Guerrino? All'improvviso. Ma è morto! Signore Dio onnipotente! Povero Pietro! Povero Pietro! Che è successo? Perché mi guardate così? Tu non lo scuro, amore. È passato. Cos'è successo? Ho avuto un malore, buon Pietro. Un malore. Adesso è passato. Stai meglio. Volete dell'acqua? Acqua? No, magari un buon bicchiere di vino. Acqua, vita. Voi avete visto che cosa sia successo oggi in questa osteria? Quel che è successo è qualcosa al di fuori delle cose terrene. Voi capite, vero? E sarebbe veramente grave se lo venisse a sapere tutto il villaggio. Ma sarebbe ancora più drammatico e pericoloso se il commissario venisse a saperlo. E sempre di più se tramite lui venisse a saperlo anche la Chiesa. Non capiamo il significato delle sue parole, padre. Ascoltatemi bene. Alcuni secoli or sono, credo due, una giovinetta, chiamavasi Eleonora, possedeva capacità di veggenza e grande guaritrice. Si racconta che quasi riusciva a mettersi in contatto con l'aldilà, con le anime dell'occulto, capite? E fece anche dei miracoli come questo. Orbene, mentre la popolazione la ignorava o forse la sfuggiva, la cosa venne all'orecchio dei sacerdoti, quindi della Chiesa. E la poveretta fu tacciata di strega. E finì la sua giovane vita bruciata viva sul rogo. Capite ora? Capiamo, sì.
Guai a chi si lascia scappare una sola frase in proposito, no? E parliamone in privato anche con le nostre innamorate. Pietro, sei già avuto da solo. Capito? Non sa niente, Pietro. Venite, andiamo a vedere. Lorenzo, guarda cosa c'è scritto. Tu che sai leggere. Il governo di Firenze informa che non ha accettato di far lega contro i francesi loro alleati. Firenze è in guerra contro il Regno di Spagna, l'Impero Austriaco, la Signoria di Milano, lo Stato Pontificio, la Repubblica di Genova e di Venezia, la città di Pisa indipendente, la Repubblica di Lucca e Siena. I cittadini di questi stati sono banditi da Firenze e sue repubbliche, compreso il castello di Livorno. Il governo di Firenze ordina che la popolazione si premunisca di vettovaglie e acqua e si prepari al pericolo di invasione. Io lo so, ci hanno tradito, non ci rimane più niente, non ci rimane più. Livornesi, io sono nato e cresciuto su questa terra. La coltivo da quando ero un ragazzo e pesco in questo mare da quando ero un bambino. Io amo questa terra e questo mare, che sono anche vostri. Sì, il castello di Livorno è nostro. È nostro. Forestieri stranieri per anni hanno devastato questo nostro castello. Guerre, uccisioni. Mia madre fu trafitta dal ferro dei genovesi. Storie. Padroni venuti da lontano che hanno pensato solo ai loro sporchi interessi. E ora che Firenze ha fortificato il castello, ora che lo vuol rendere un emporio di commercio, un centro di trasporti e sbarco, una città nuova, moderna, importante. Ora, quei pisani che fino a pochi mesi fa erano nostri alleati, è solo per prendere l'indipendenza da Firenze, si sono venduti a stranieri e forestieri e vogliono venire a devastarci il castello, abbattere le nostre torri, il nostro fanale, per distruggere la pace delle nostre famiglie, la serenità dei nostri figli, dei nostri vecchi, i bornesi. Noi non amiamo la guerra e non vogliamo spargere sangue inutile. Ma nemmeno padroni o despoti. Io oggi vi dico, donne e uomini, armiamoci e combattiamo la Lega. Uniamoci ai fiorentini. Dio sarà con noi, lo so, siamo solo un pugno di uomini. Ma Dio ci proteggerà e vorrà punire questi invasori. Ricordate, noi siamo il pugno chiuso di Dio! 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 Oh, e beh? Guerrino, non voglio facce strane, eh? Dai! Hai ragione! E tutti gli amici, così riuniti, a ciascuno raccontarono la loro storia. Alcuna buffa, alcuna vera, alcuna triste, ma sempre storia vera e storia di uomini! Madame e messeri! Damigelle e signorotti! La vita è bella! E non servono motti! Su via, beviam, beviam! Senza rimbrotti! Sì! Vino per tutti! Sabino in verità! Ma che figlia sei! E nel vino c'è la verità! Dai, dietro passa!
Margherita! Ho un brutto presagio. Sono pervaso da una forte ansia per l'arrivo della Lega. Ho tanta paura. Tanta paura. Pianto una tempesta, un temporale tremendo, vedo spari ovunque, colpi di falconetti. Credo, signore, che dal lato mare saremmo troppo vulnerabili se non ci premuniamo di imbarcazioni in ama scoperta. Hanno già provveduto i 10 su questo. Arriveranno presso 3 imbarcazioni, appositamente noleggiate a tale scopo. Una caravella, un brigantino e una fusta, e tutte dotate di una colubrina. Verranno usate lungo la costa per avvistare l'arrivo della flotta austriaca. Bene, signore, la notizia mi rasserena alquanto. Siete ancora intenzionato a dare seguito per la festa, oppure pensate sia meglio soprassedere? No, la faremo senz'altro, la faremo. È meglio che il popolo non si allarmi. È giusto che si divertano un po'. Voglio creare allarmismi inutili in questo momento. Andate pure ora. Ma ragazzi, cos'è questa tristezza? Su, un pochino di allegria. Pietro, passami i dadi. Un pochino, dai. Vai. Senti, ho vinto. Ma non ci credo. Ma non fosse per volta nessima miseria. E già ieri hai vinto un monte di soldi. E anche oggi, volta nessima miseria. È tutto da capo. No, ragazzi, no, E questa è arte, amico, non fortuna. Dalle mie parti si dice un'altra maniera, l'arte è un'altra cosa. Sai che cosa ha fatto questo messere l'altro giorno? Eravamo fuori dalle mura per andare verso stagno. E cosa trova per terra? Cosa trova? Un sacchetto pieno di fiorini. E sai quanti ce n'erano? 200! 200? Ah, bell'amico che sei, non ci dici niente a noi. Lo avrei detto, volevo fargli una sorpresa. Davvero, so che Rinaldo ha rovinato tutto. Dai, con quelli ci solasseremo alquanto, penso. Dai, continuiamo a giocare. Ora tocca a Bianca. Dai, Bianca. Sì, dai. Uila! Sì! Ah, tu sei qui. Cosa ci fai a gozzovigliare nella vetta? Vieni via. Maria, lascia che si diverta anche lei. Alin, tu non te ne occupare. Lei mi è costata 100 fiorini. Tu non sei padrona della sua vita. Hai tirato fuori tu i 100 fiorini? Questi sono sicuramente più di 100 fiorini. Prendili e vattene. Vattene! Tenente, quella costa che vediamo in lontananza è Porto Pisano, credo. Abbiamo navigato 3 ore, da Genova verso sud. Credo che abbiate ragione, Sire. Questa costa è molto vicina a Livorno. Buongiorno, messeri. Vengo per conto del commissario Andrea. Ho un'ambasciata per voi, Guerrino. Dovevo lasciarlo a Pietro, ma già che siete qui, riferirò direttamente a voi. Per me, da parte del commissario addirittura. Il commissario vuole che le damigiane del vino siano 3 anziché 2. E i pani, 4 balle invece che 3. Sarà servita, mia signora. Darò subito notizia al panettiere. Bene, io vado. Se non avete altro da chiedermi. Perché mi guardate così? Scusate l'interruzione. Io devo andare velocemente in via del Nettuno. Guerrino, ti dispiace prendere per un po' il mio posto qui ad Ostria? Me pure, Pietro. Fai con calma. Alla bottega vado io. Va bene.
La verità, Beatrice, è che io sono semplicemente rapito dalla vostra bellezza e dalla luce dei vostri occhi, da quando siete venuti da Firenze. Io non ho fatto altro che pensare a voi. Guerrino, voi non mi conoscete. Non sapete le traversie che la mia anima ha dovuto passare. Dolce Beatrice, vi ho amata la prima volta che vi vidi. Perdonate l'ardire, ma un'altra occasione non vi sarà. Siete sempre in compagnia di Madonna Vittoria. E questa è l'unica occasione che ho per parlarvi. Qualsiasi dolore vi abbia turbato, io lo comprenderò. E se avete dei timori, io vi sarò a fianco, lo strumile servitore. In ogni possibile pericolo, io vi difenderò o vi salverò. Ma per l'amor di Dio, accettate che vi racconti il mio amore per voi. Non lasciate che questo mio modo di sentire stia dentro di me, senza che voi neanche possiate saperlo. Adesso però devo andare, Guerrino. Vi lascerò andare, ve lo prometto. Ma ditemi che io possa sperare. Vi supplico. Datemi un solo segno che voi accettate qualcosa di me. Vedrò Beatrice. Alla festa, Guerrino. Vi prego, Guerrino. Ora devo salutarla. Aiù, Guerrino. Che faccia strana che hai. Sembri già ubriaco. Dai, Pietro. Dacci di quel tuo buon vino. Dai, sì. Che gli dei chiamavano nettare d'uva. E io vi dirò del mio Bacco e di altri dei, non solo, di come questo villaggio è nato ed oggi è diventato un castello. Guerrino, oggi è il giorno della festa, mi raccomando, non ce la rovinare, te prego. E poi tu, ma cosa parli? Dico degli dei, sei un pagano, sei. Che ne so io? Io che conosco come è nato questo villaggio, ma stai scherzando? Ce ne siamo, ora attacca con la storia del ciclope. Dovete sapere che un ciclope ha costruito le prime case di questo villaggio e per popolarlo ha accolto chiunque avesse bisogno di un tetto per dormire. Adomus est pisticca, e su coru est umano. È un detto sardo antichissimo, che parla dell'ospitalità. Significa la casa è piccola ma il cuore è grande. Come ha fatto Agostino con noi, che ci ha accolto qua. Appunto. Agostino non è certo un ciclope nel corpo, allora certamente di generosità. Rimane il fatto che è l'unico a essere corteggiato da due donne, da Madonna Margherita e ora anche da Madonna Bianca. Devo stare attento alla mia dolce Eleonora, se no mi sottrae anche quella. Ma smettila. Come al solito il Guerrino si inventa tutto. Dai Pietro, vieni, ascolta la solita storia del ciclope di Guerrino, tanto vero non l'abbiamo mai sentita. Come sarebbe? Non credete alla storia del ciclope? Ce ne siamo, santo Dio, ce ne siamo. Persone diverse litigano. Dicono di essere fondatori. Uno dice di chiamarsi Ligure e chiama il villaggio Livorno. Un altro ricrimina la fondazione e si chiama Tirreno. E lo chiama Labrone. Altri, alcuni dicono di appellarsi Liburni. È tutto confuso. Non riesco più a vedere. C'è molta confusione. Padrona del villaggio diventa per prima la Chiesa Cattolica. Lo sapevo, lo dovevo immaginare. Che c'erano di mezzo loro. Figurati se la Chiesa non si intrometteva. Il villaggio è conteso dai pisani, dai genovesi, dai francesi, dai fiorentini! È distrutto e ricostruito più volte!
C'è una guerra! Una guerra! Dei morti! Dei morti! Silenzio! C'è il commissario! Livornesi, ascoltate! Questa festa è in onore di tutta la popolazione livornese. Molti di voi, infatti, hanno contribuito a costruire le fortificazioni di Livorno in vista di questa terribile avanzata austriaca qui al castello. In particolare due giovani tengo ad omaggiare, Guerrino, dalla Fonte Santo Stefano, e Ludovico D'Antignano, i quali hanno infervorato i cittadini a lavorare con passione e alla carità al bastione. Onore dunque a tutti i livornesi. Propongo un brindisi al nostro castello, alle nostre mura, alla nostra darsena e a tutto il popolo livornese. Commissario, torniamo ora dalla perlustrazione da comandata. La Lega degli Asburgo, composta da migliaia di uomini, è ora ormai giunta nell'entroterra pisana e sta marciando verso Livorno. Anche da Montenero e da Castellaccio, i nostri esploratori avvisano che la flotta nemica, composta da almeno 30 imbarcazioni, è ormai posizionata a nord, molto vicino alla costa pisana. Questi colpi di bombarda che avete sentito sono stati sparati dalla flotta nemica contro le torri pisane. Anche i nostri soldati hanno risposto e sembra che le navi stiano tornando al porto pisano. Sono fortemente decisi a prendere questo castello, commissario. Un corriere da Firenze ci ha fatto pervenire quest'ordine da parte dei 10 della balia. Magnifico commissario, questa missiva è in data 15 ottobre ed ha disposizioni per la difesa del castello di Livorno. La guardia fiorentina al vostro servizio dovrà resistere fino all'arrivo delle altre milizie fiorentine, già comandate ad intervenire. Il governo di Firenze ha chiesto aiuto anche ai francesi, ma come vi ho detto, il nemico è già vicino a Livorno. La milizia fiorentina e la guarnigione francese al vostro servizio, da sole, dovranno difendere il castello da questo invasore. Vi consiglio quindi di radunare più gente possibile tra la popolazione, dentro e fuori le mura. Utilizzate pure tutte le armi a disposizione che vi abbiamo fornito, ed altre dovrete improvvisarne. L'armata di Massimiliano I è molto potente. Il dispaccio informativo sulla Lega parla di 7.000 soldati. Dio è con voi e vi aiuterà. Popolo di Livorno, la guerra è ormai imminente. Questo dispaccio purtroppo viene a darmi le conferme. Questo giorno di festa viene improvvisamente offuscato da questa tremenda notizia e me ne dolgo per voi perché, debbo mio malgrado,
per angustiarvi ed angosciarci. È vero, è una cosa che già sapevamo. E per questo questa festa l'ha fatta apposta per voi, per distrarvi. Ebbene, così non è stato. Il governo di Firenze vi domanda dunque di combattere contro la prepotenza di questo invasore che soltanto per convenienza, ripeto, solo per convenienza, vuole togliervi al governo di Firenze. Perché? Per vendervi al miglior offerente come carne da macello. Ebbene, io tutto questo non lo voglio. E posso garantirvi che neanche il governo di Firenze lo vuole. Volete quindi, allora, cedere questo castello allo straniero? Volete unirvi a noi e combattere per i vostri figli, le vostre case e i vostri vecchi, eh? Viva la Repubblica! Viva la Repubblica! Io sono soltanto il villano di questo castello. Non ho mai usato un'arma in tempo di pace, ma so come usarla. Io morirò con voi fino alla morte. E sono sicuro che anche il popolo livornese sarà con voi, con la Repubblica. Insieme lotteremo per stare uniti a Firenze. Io e i miei compagni prepareremo e guideremo gli uomini e le donne alla battaglia. Li fermeremo, signore. Livorno non si tocca! Dio è con noi. Lo so, siamo solo un pugno difensore. Ma Dio c'è. Noi siamo il pugno chiuso di Dio! Il pugno chiuso di Dio! Noi siamo il pugno chiuso di Dio! Che succede, villano? Signore, ho dato disposizione e radunato almeno 500 volontari, fra uomini e donne, armati alla meglio. Noi combatteremo sulla spiaggia di Cala di Laborone e nell'entroterra intorno alle mura. Ho fatto costruire due palizzate, signore, dietro le quali potremo ripararci dall'artiglieria nemica. Nel venire qua, signore, non ho potuto fare a meno di notare che come il mulino vecchio, vicino alla Rocca Nuova, sovrasta notevolmente il castello. Va bene, allora? Io credo, signore, che quella costruzione verrà conquistata facilmente dal nemico. E se, come penso, verrà colmata di terra, diventerà una valida roccaforte per gli avversari. Consiglierei di distruggerla in partenza, in modo che non facilitiamo il nemico in battaglia. Il popolo di questo villaggio, come già sapete, vuole combattere accanto alle milizie fiorentine. Questa gente è pronta a morire per il governo fiorentino. Chiediamo di avere armi vere. Abbiamo solo forche, bastoni, asce. E poco potranno contro un'armata così ben agguerrita come quella della Lega. Pensavamo che le avremmo trovate qui, come voi ci diceste. Allora, andate dal capitano Ciacchi. Su mio ordine vi porterà all'armeria. Là prenderete pure tutte le armi che noi possediamo.
ci farò un mendone. Un mendone a Tudiali, in villa. A terra? Che poco mi metto dritto, lo sto ancora costoso. Vuole si mercenare in gaceveria veneziana. Se sei non ne ha mi metto da te. A tere... do luftojmë për këtë popull. Sepse është një popull që e do lirinë, do luftojmë me krenari e me nderë. Kemi vendosur të luftojmë për çështjen tuaj. Jemi mercenari shqiptare e kemi ardhur këtu të luftojmë voluntarisht me ju. Che dice? Non lo capisco. Sta dicendo che abbiamo deciso di combattere con voi, per la vostra causa. Anche se siamo mercenari e stradiote, combatteremo volontariamente con voi. Vedete niente, laggiù, capitano. Ci sono galee e un galeone che sparano cannonate contro le torri. Anche noi rispondiamo, ma le navi sono troppo lontane e i colpi vanno fuori. E dalla tua terra vedi niente? Non vedo segnali da quelle parti e sembra che il pericolo sia solo dal lato mare. Volete pesare il Ludovico Guerrino di tendersi pronti sulla costa? Vedete questo punto? Qui arriva la gittata della nostra bombarda. Non dovremmo quindi assolutamente sprecare colpi diretti a bersagli più lontani di questa zona. Avessimo avuto delle colubrine sarebbe stato diverso. Capitano, siamo. Presto, saliamo sulla torre. Signore, è talmente aumentata che non si vede assolutamente niente. Andiamo. È inutile usare la bombarda, sprecheremo male inutilmente. Sa che le navi nemiche stiano tornando indietro. Non sento più alcun minimo rumore. Sentite anche voi. Andiamo. La guerra tanto temuta è purtroppo definitivamente arrivata. Il castello di Livorno è circondato da mare e da terra dalle milizie della Lega. I nostri fanti fiorentini, nonostante alcuni iniziali malcontenti dovuti alla paura di soggiornare in un territorio ritenuto malsano per la malaria, sembrano ora essere più sollevati e pronti a combattere. Quel che più mi preoccupa è la guarnigione francese, che non avendo ricevuto la paga da molto tempo dal suo governo, continuamente viene a chiedermi. Voi sapete che le nostre finanze sono ben ristrette e a questa ragione mi riferisco affinché al più presto provvediate onde fare onorata fronte alle paghe della milizia e della guarnigione francese stessa. Il popolo di Livorno è stato prezioso sia per l'aiuto dato nella costruzione della fortificazione del bastione sia per l'approntamento di una difesa fuori dalle mura con la costruzione di 3 palizzate e addestramento di centinaia di anime tra uomini e donne. Quello che preoccupa inoltre di molto è il ritardo delle tanto attese navi francesi promesse dal re Carlo VIII, con viveri, armamenti e altri soldati ancora. Rimango in ansiosa attesa di buone notizie in proposito e che Dio guidi i nostri uomini nella battaglia. Navi! Navi, navi! A destra, circa 3 miglia! Lo immaginavo, stanno cercando di passare al largo delle nostre 3 imbarcazioni in perlustrazione. Le vostre previsioni, signore, erano esatte. Credete che attaccheranno subito? Temo di sì. Date ordine immediatamente che l'artiglieria del bastione sia munita di munizioni. Lo stesso dicasi per la colubrina e la bombarda della Torre Nuova, quella del Mastio e quella della Torre di Calafuria. Anche se laggiù non dovrebbero arrivare. Mandate un corriere agli accampamenti per avvertirle dell'attacco della flotta. Commissario, la flotta della Lega è terribilmente potente. Calmatevi, calmatevi, non disperate prima del tempo e ditemi di quale navi è composta. La flotta è comandata dallo stesso imperatore Massimiliano, che naviga sulla nave Grimalda, la nave dell'imperatore, protetta da 6 galeoni. Sembrano armati con una forte artiglieria pesante. Amico mio,
dobbiamo andarcene da questo lazzaretto. Sai, Jacopo, è troppo vicino alle bombarde della flotta nemica. E potremmo essere colpiti, capisci? E dove Giovanni? Vedete che ormai mi rimangono pochi giorni di vita. Ma un lebbroso nell'osteria. Ma non darà a noi. Non darà a noi. Vengo ora dalla contea di Bolgheri, inviato dal figlio del conte della Gerardica, per comunicare che purtroppo il conte Arrigo è morto combattendo. Calcinaia, credo che ci stiano attaccando nell'entroterra. Dovremmo rinforzare la difesa alla porta a terra. Preparate una milizia alla porta. Non so quanto potranno resistere i livornesi dell'entroterra. Madonna di Montenero, ti prego, proteggi questo popolo, fa che possa avere la vittoria della battaglia e possa vivere libero, ti prego. Ma tu sei matto, dove credi di andare? La ferita è ancora aperta, non puoi muoverti. Devo tornare da loro. Perdonatemi, madame. Là fuori ci sono i miei compagni e stanno combattendo per questo castello. Mi hanno dato l'ospitalità, glielo devo, e non c'è ferita che tenga. Per 20 giorni l'esercito fiorentino, le guarnigioni francesi e il popolo livornese tutto difesero strenuamente il castello di Livorno contro quella potente lega. Il coraggioso popolo livornese combatté con ardore contro coloro che volevano privarlo della libertà. Contadini alla Rocca Nuova e pescatori, imbarcatesi sulla flotta francese, accorsa in aiuto di Firenze, si distinsero per il loro coraggio nel corso di tutta la battaglia. Stanno dirigendo verso Bientino e le flotte nemiche sono state distrutte e bombardeggiate. Firenze ha vinto, il villano ha vinto e gli altri. Thank you.
All'umile e coraggioso popolo di Livorno rimarrà imperitura la gloria di aver vinto l'imperatore germanico e i suoi molti alleati. In rappresentanza di ciò, la Repubblica di Firenze fece porre sulla pubblica fonte del castello una statua in onore di quel villano che guidò il popolo alla vittoria, mettendogli ai piedi un cane, simbolo di fedeltà alla Repubblica di Firenze. Insieme a me c'era luce nei suoi occhi, dolce ogni sua parola, come tenera è la sera. Una nave la sua vita, senza scali ma una come confine per combattere ogni giorno il male con il bene, e dare amore. Camminare insieme a me.